Caracalla, nato Lucio Settimio Bassiano, riceve dal padre il nome Marco Aurelio Antonino. La sua reggenza inizia nel sangue. È quello del fratello Settimio Geta, che ucciderà per non avere rivali al trono. Nonostante la durezza e il piglio a tratti feroce, il suo atteggiamento verso i sudditi dell'impero è quello di un uomo aperto e di mentalità cosmopolita. Questo sentimento universalistico porta all'emanazione della Costituzione Antoniniana, un editto che concede il diritto di cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'impero, ad esclusione degli schiavi e dei prigionieri. Caracalla vorrebbe essere considerato il dispensatore della cittadinanza universale, ma a detta dei contemporanei, l'obiettivo finale è incassare più tasse, aumentando il numero dei contribuenti. Caracalla in effetti opera un allargamento della concessione della cittadinanza a tutti gli abitanti liberi dell'impero, e facendo questo svilisce completamente il valore della cittadinanza. In realtà lui porta a compimento un'azione che noi vediamo già in alcuni imperatori, in Augusto, in Claudio, in alcuni imperatori, di attenzione al mondo dei sudditi. Nell'impero romano c'era una percentuale molto limitata di cittadini romani e tutti gli altri erano considerati peregrini, stranieri addirittura all'interno dell'impero. Caracalla dà la cittadinanza a tutti gli abitanti dell'impero. E anche questo rientra nel discorso che stavamo facendo inizialmente del ruolo delle masse per il potere dei Severi. That's all, folks.